Ecco, avete potuto vedere alcuni frammenti della preparazione di questo spettacolo che avete visto è stato fatto con mezzi molto semplici, mezzi quotidiani, dalle bottiglie di plastica al cartone pressato, alla carta pesta, colorati e lavorati secondo un'idea precisa. Ecco, io volevo fare una domanda a voi. Qual è stato, diciamo, l'evoluzione dei ragazzi da quando l'hanno ricevuto l'oggetto da realizzare a quando poi l'hanno realizzato, cioè qual è stata la loro evoluzione, nei loro sentimenti, nel loro modo di essere, il Percorso di percorso interno? impatto che questa Sì, volta ha avuto l'impatto, nel percorso che impatto ha avuto? riabilitativo. Sì. Ha avuto un grande impatto. Innanzitutto penso che il valore di questa esperienza sia sul piano dell'integrazione sociale, perché questi ragazzi hanno avuto la possibilità di frequentare il conservatorio, di frequentare la ludoteca per la realizzazione delle scene, di conoscere gli allievi del conservatorio. E poi anche sul piano proprio della realizzazione, perché essere attivi e, come posso dire, produttori di un qualche cosa di fruibile dagli altri e dalla società, sicuramente per loro ha un valore molto importante ed è una cosa che non è facile da Sì, realizzare sono con questo stati tipo di protagonisti ragazze. loro. Sì, sicuramente l'ha rafforzata sul piano dell'autostima. E l'altra cosa è presentarsi di fronte a un pubblico e quindi l'ansia e riuscire in qualche modo a Sì, superare, no? questi l'impatto. aspetti, l'impatto del pubblico in ragazzi che solitamente sono in difficoltà anche ad Sì. affrontare eventi molto più piccoli, no? Invece Questo si è visto proprio nel percorso perché loro hanno fatto più di una rappresentazione, ragazzi, e dalla prima, che è stata fatta lo scorso anno, la prima in assoluto, all'ultima di aprile al Mascagni, già il modo di reagire dei ragazzi è stato gradatamente diverso, sempre più tranquilli, sempre più sicuri di sé rispetto alla primissima rappresentazione dove una quota d'ansia era inevitabile, no? Infatti, e questo è servito tantissimo. L'altra cosa. Volevo chiedere, abbiamo trasmesso parte delle immagini di Divoro, ci abbiamo qui sul nostro sfondo, vi chiedevo se volevate commentare qualcosa, anche dal punto di vista artistico, cosa ne pensi tu dell'artisticità dell'oggetto? Perché quando si parla di terapia, di musicoterapia, c'è sempre forse del pregiudizio nei confronti di ciò che verrà realizzato da parte di chi lo fa. Si pensa sì, si è fatto un oggetto, però secondo me, ecco, ci deve essere invece un livello molto alto in realtà in questa produzione, di qualità artistica. Cosa ne pensi? Ma senz'altro il termine musicoterapia implica due parole. Uno, l'uso della musica per ottenere un risultato in una terapia, cioè portare un cambiamento. Credo che comunque su tutto questo il bello sia condizionante, perché quando si cerca un obiettivo molto alto, quando si prefigge un obiettivo molto alto, tutto si innalza, sia a livello terapeutico sia a livello artistico, per cui come potete vedere il lato estetico della rappresentazione è senz'altro valido, al di là del fatto che è stato fatto da ragazzi con dei disagi, per cui direi che in ogni caso, in qualunque, se mi permette, professione, va cercato sempre il lato artistico più alto per innalzare tutto il lavoro, ecco. Vedo che qui sullo sfondo, se volete raccontarci brevemente cosa sta accadendo ai nostri telespettatori per quanto riguarda il testo rappresentato, il testo scenografico, Sì. cosa accadeva? Come mai questi pupazzi? Ognuno di loro ha un personaggio che rappresenta e quindi per loro sono stati veramente molto bravi perché per loro è importante anche seguire i ritmi musicali, seguire la storia Che non è affatto raccontata dalla scontato, dottoressa. Non è perché affatto io scontato, non è anche affatto ho esperienze di scontato. Sì, didattica diretta e mi sì. rendo conto che non è affatto Non scontato è né per i affatto scontato. musicisti né per quelli che sono nel fare musica, figuriamoci per coloro che ne sono Certo, al di loro fuori. sono stati veramente molto bravi, la dottoressa Volterrani raccontava la storia e loro seguivano contemporaneamente la storia che la dottoressa raccontava a voce e la musica.
E quindi se in alcune parti loro proprio muovevano il personaggio, li facevano danzare o esprimevano dei sentimenti addirittura a seconda del momento della storia, no? Francesca, te raccontavi e loro muovevano più o meno velocemente, stando proprio al ritmo e molto bravi anche a seguire la musica, l'aspetto musicale e l'aspetto verbale. Ma quindi, è vero che ci sono stati applausi a scena aperta? Sì, sì, e questo gli ha dato anche molta soddisfazione, no? Ma è vero anche che questi personaggi, questi ragazzi che lavorano nei centri diurni, poi dopo diventano dei personaggi a loro volta quando rientrano nella società. Perché questo chi li ha visti, è il nostro obiettivo. Chi li ha visti dice lui era il tal personaggio, era il tal altro, quindi c'è anche una forza di integrazione enorme. Certo. Non è la solo l'integrazione dell'essere stati insieme in quell'occasione, sì, una bella famiglia, però poi una volta rotto il meccanismo teatrale poi c'è un po' una depressione, se vogliamo, ci potrebbe essere una depressione. Invece cosa accade? Che invece queste persone forse... Accade che loro si rafforzano, perché essere riusciti a rappresentare qualcosa come protagonisti di fronte ad una platea gli permette anche di affrontare per esempio il mondo del lavoro o un inserimento lavorativo, cioè li rafforza sul piano psicologico. È questo che è poi l'obiettivo fondamentale. Quali sono secondo voi i progetti, i prossimi passi che è necessario compiere affinché veramente queste realtà siano non una situazione marginale, ma diventino punto di forza sia per le persone che hanno questi disagi psichici, ma anche per la società civile che deve rapportarsi, prendere spunto anche per le proprie evoluzioni quotidiane? Quali sono i passi anche in merito alla realizzazione di questi progetti, secondo voi, da fare? Certo, esempi come questi di integrazione, ora qui... è un aspetto artistico, attraverso l'arte, attraverso la musica, e noi cerchiamo, diceva prima la dottoressa, uno degli intenti del centro di Vada è quello di fare in modo, stimolare più possibile una integrazione dei ragazzi all'interno della società, che in questo caso è sul piano artistico, ma poi appunto può essere sul piano lavorativo o sul piano dei rapporti con gli altri. Quindi è questo che conta poi, no? L'intento e l'obiettivo importante per noi è questo, fare in modo che i ragazzi si rafforzino psicologicamente, e questo permette loro poi di poter affrontare i vari aspetti della vita. Volevo fare un'ultima domanda al maestro Stefano Guidi per quanto riguarda il suo lavoro al Mascagni. Cioè pensi che ci siano, che prospettive pensi che ci siano per quanto riguarda anche il tipo di, questo tipo di specialità, di specializzazione che è la musicoterapia, visto che adesso è diventata una università e quindi di conseguenza si sta aprendo a moltissime altre discipline oltre a quelle canoniche, tra virgolette, insegnate al suo interno. C'è una possibilità di apertura? Ma senz'altro il nostro intento sarà quello di svilupparla il più possibile, poi vedremo con gli ordinamenti universitari nuovi che sbocchi potremo avere, però senz'altro è una professione emergente. È importante. Allora io vorrei ringraziare tutti i nostri ospiti di essere stati qui con noi e di essere stati anche voi, di aver avuto la pazienza di seguirci. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Smart & Co con nuovi appuntamenti musicali dal nostro territorio. Arrivederci. Non è possibile chat.